Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Metafonia Indagine dei fratelli Francesco Pio e Valentina. Abbiamo continuato con la loro sessione per capire un po' di più la loro storia e per scoprire il perché loro si sono palesati un po' di tempo fa durante le sessioni abituali di metafonia di gruppo. Per chi non ha visto i primi due video, può andare liberamente sul mio canale oppure nella playlist dove ci sono dei video e quindi può capire la storia di questi due fratelli. Questa volta abbiamo avuto dei messaggi da parte dello zio dei bambini, visto che loro precedentemente ci avevano chiesto di aiutarli da questo zio Fabrizio. Questa interferenza, chiamata appunto Fabrizio, si è palesata tante volte durante le sessioni di metafonia di gruppo perché voleva anche lui dirci qualcosa. E adesso è arrivato il momento di ascoltare, di farvi ascoltare quello che lui ci ha detto in metafonia e dove si apre uno scenario diverso da quello che noi all'inizio avevamo intuito. E quindi la storia dei fratellini si sta pian piano concretizzando. Vi farò ascoltare adesso i risultati e noi ci sentiamo dopo. Grazie.
troppo. Dopo avervi fatto ascoltare fino adesso alcuni risultati di quello che ha detto Fabrizio, dove ci fa capire che in realtà i nipoti stiano mentendo sulla loro storia e su quello che davvero sia successo, lui parla di un padre, dà la colpa al padre. E apro questa premessa per farvi capire che noi all'inizio, quando abbiamo analizzato, abbiamo fatto anche le prime parti della sessione indagine di metafonia, Fabrizio ci disse un nome, Anacleto il padre. Io purtroppo non ho dato peso a questa cosa e quindi non credevo che c'entrasse a questa storia. Per fortuna ho dei testimoni e sono quelli che fanno parte abitualmente ai gruppi di metafonia, quindi loro possono confermare che il padre effettivamente dei bambini si chiamava Anacleto. Ora vi farò ascoltare quello che lui ci ha detto dopo. Ecco, dopo avervi fatto ascoltare i risultati di quello che ci ha detto Fabrizio, dove accusa il fratello Anacleto, ovvero il padre dei bambini, della loro morte. La cosa che ci stranisce comunque è il perché i bambini accusano lo zio e proteggono il padre. Noi ovviamente andremo avanti su questa storia e cercheremo anche di comunicare con la madre, se anche la madre, Simona, c'entra qualcosa.
Io vi saluto e al prossimo video.